per tutti, partita a volte a tratti bella, a tratti no, però sempre combattuta, mille emozioni, adesso quelle finali di calcio di rigore, Alaba contro Cech, tutto pronto, Alaba, rete, lo sbaglio. Va a sinistra Cech, Alaba con tranquillità, non tiene la palla radente l'erba, però la indirizza a Chelsea. Risponderà David Luiz, che come detto aveva segnato anche nella finale dell'anno scorso. David Luiz contro Neuer, sofferenza pazzesca sotto la curva del Bayern, rincorsa lunga, lunghissima per David Luiz. Parte lui, rete, che rigore! No, ma lui non l'ha guardato, guarda solo la palla, il Eccezionale, brasiliano. imparabile. Poi lo sguardo di sfida verso la curva. Adesso Toni Kroos. Kroos contro Cech. Parità dopo i primi rigori. Cala il silenzio. La concentrazione di Cech. Come al solito, braccia larghe. Rincorsa breve per Kroos. Kroos parte lui, rete. Perfetto. Abbiamo rivisto, perfetta l'esecuzione di Cross. Tocca a Oscar. Lo sguardo di Neuer, la concentrazione del giovane brasiliano. Oscar, col destro. Attenzione, si muove Neuer. Oscar, il tiro, rete! Bello, aveva intuito Neuer. E Neuer Si va. arrabbia Neuer. Anche lui fece gol. Nella finale poi persa, Neuer continua a protestare. Lahm contro Cech. Parte Lahm e c'è gol! Proprio all'angolino. Senza guardare il portiere, ma anche con una discreta potenza. Attenzione, va un altro specialista, Lampard. Però come detto, nella prima giornata ha sbagliato calcio di rigore. Che se veniva lo scossonato una serie di 10 consecutivi realizzati. Attenzione, Lampard. Massima concentrazione, parte Lampard, il tiro violento! Forse il migliore in campo in assoluto, Ribéry. Sistema con cura il pallone. Ribéry. Rincorsa dritta. Ribéry, rete! Attenzione, Cole. Ashley Cole. Segnò anche lui nella finale. Cole. Questo è il quarto rigore. Mancino Cole, ipnotizza il pallone, parte Cole, palo rete, col brivido! Shaqiri, grande responsabilità per lui, questo è il quinto rigore, in pratica siamo già ai rigori oltranza, se uno segna l'altro sbaglio è finito. Shaqiri, Cech tocca ma non riesce a tenere. Va bene, Cech, ha toccato proprio con il guanto il pallone, ma non ha avuto la forza nel polso da poter. Il tiro non era potentissimo, Eh e no, lì chi c'era poteva arrivato far di anche meglio? giusto. La Coppa al Bayern. Lukaku. Attenzione, rigore pesante per lui. Guarda il portiere. Lukaku, va lui, Neuer! Vince Bayern Monaco! Vince Bayern di Lukaku! Neuer si fa perdonare l'errore sul gol di Hazard, ribaltata la situazione col gol al 121esimo minuto e poi ai calci di rigore. Sì, è partito dritto Lukaku, poi si è spostato all'ultimo istante, attendeva un movimento di Neuer che non c'è stato e ha calciato non molto angolato il tiro e neanche potente. Sconsolato il giocatore del Chelsea. Dice Guardiola di me, 15 titoli non sono pochi, è No, sono una bella tantissimi, media. sono Oddio, tantissimi. allenando Barcellona e Bayern Monaco, ovviamente. Sì, però con il Barcellona lui ha creato una squadra invincibile, ha creato anche, ha messo una pietra miliare nella storia del Barcellona. Quella squadra, quel possesso palla verrà sempre ricordato. Allora, si avvicina il momento di alzare la coppa al cielo di Praga. Vi ricordo ancora il grande weekend su Premium Calcio, tutte le partite a cominciare da domani, Juventus-Lazio domani sera da non perdere. Poi tutti gli appuntamenti con le nostre Ora trasmissioni, domenica domenica sera su prossima. Italia 1 invece
speciale campionato con Pierluigi Pardo, da non perdere intorno alla mezzanotte di domenica. Allora, medaglie per tutti, sorrisi, il Bayern Monaco dimentica la sconfitta nella Supercoppa nazionale contro il Borussia Dortmund, perché oltre ad avere bravi giocatori ha una società forte, una società ricca che può incrementare nel corso degli anni la propria parco giocatori con altri giocatori di altissima qualità. Ribéry è il più contento di tutti, starà consigliando adesso a tutti di passare la vigilia delle partite importanti a Monte Carlo, magari con una bella cenetta a base di champagne.